4 nuove aule e un ascensore, lavori di ristrutturazione e ammodernamento della provincia al Bus Draghi di Mutigliano e al liceo artistico Passaglia. Tutta la soddisfazione del presidente Luca Menesini. Pirogassificatore KME, intervenga il governo. Il Consiglio Comunale di Barga ha approvato un documento in cui chiede il coinvolgimento anche dei ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente. Abbandono scolastico, Lucca è al top, solo il 9,7% degli studenti della nostra provincia non arriva al diploma, contro il 10,9% della media regionale. Parte un progetto della cooperativa Crea Viareggio. 300 volontari all'esame finale, Borgo Amozzano si conferma capitale del volontariato, tanti coloro che hanno partecipato all'esame riservato ai soccorritori presenti sulle autoambulanze. Riccardo Pera al Mondiale in Cina, il 19enne pilota di maglia convocato dalla Porsche Germania per partecipare la prossima settimana alla prova del campionato del mondo Endurance sulla pista di Shanghai. In gara pensate anche Fernando Alonso e Button. Lucchese Pisa, è l'ora del derby, al Porta Elisa domani l'attesa sfida tra rossoneri e neroazzurri. Favarin conferma il 4-3-3 e la formazione tipo. Il Pisa arriva acciaccato ma pur sempre temibile. Si prevedono circa 4.000 spettatori. Buonasera, ben ritrovati per questa edizione del sabato del TG Noi. Dunque apriamo con una mattinata importante per la provincia che ha presentato l'ultimazione dei lavori, un investimento di quasi 700.000 euro all'Istituto Agrario Bus Draghi di Mutigliano e anche alla scuola artistica, al liceo artistico Passaglia in via Fillungo. Particolari nel servizio. Una mattinata davvero importante per l'Istituto Agrario Bus Draghi di Mutigliano, dove grazie ai lavori della provincia sono state infatti riconsegnate 4 nuove aule. In pratica sono stati ultimati i lavori del secondo lotto, ristrutturando e ammodernando il fabbricato in muratura, dichiarato inagibile nel 2010. L'investimento di Palazzo Ducale è stato complessivamente di 545.000 euro. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, i dirigenti scolastici del Bus Draghi, l'architetto della provincia Francesca Lazzari e il presidente Luca Menesini, parecchio soddisfatto di quanto realizzato. Nuovi spazi e nuove infrastrutture per la scuola. È questa la caratterizzazione di questa giornata, sia all'Istituto Agrario sia al Liceo Artistico Passaglia. 4 nuove aule per l'Istituto Agrario che si aggiungono ad un'ala che già era stata ristrutturata e dove siamo in graduatoria per ulteriori finanziamenti, ulteriori riqualificazioni per completare la riqualificazione generale dell'Istituto Agrario. Sul Passaglia, sul Liceo Artistico di via Fillungo, oggi l'inaugurazione di un ascensore, quindi l'accessibilità per tutti, e accanto a questo già ottenuto un finanziamento per rifare le facciate. La mattinata si è poi realmente completata a pochi chilometri di distanza al liceo artistico Passaglia in pieno centro di Lucca. In questo caso grazie ad un investimento di 130.000 euro è decisamente migliorata l'accessibilità di Palazzo Bonvisi, e questo grazie all'installazione di un ascensore sollecitata già a suo tempo da docenti e studenti, che aumenterà il livello di accessibilità all'edificio. Ma la provincia ha previsto anche la realizzazione di una nuova scala di collegamento tra il secondo e il terzo piano, dove sono stati ricavati nuovi servizi igienici per i soggetti disabili. La cronaca, ancora un drammatico incidente sulle nostre strade. Questa mattina intorno alle 6, un uomo di 48 anni in condizioni gravissime, in coma, dopo che ha avuto questo incidente appunto sulla via del Brennero all'altezza di San Pietro a Vico. L'uomo era appena uscito di casa e si accingeva ad immettersi con la sua Fiat punto sul Brennero quando è stato centrato da una Golf alla cui guida si trovava un 34enne di Barga, FS le sue iniziali, che stava viaggiando in direzione Lucca e che non è riuscito ad evitare il violentissimo impatto. Gravi disagi per tutta la mattinata anche per la circolazione, infatti per effettuare gli accertamenti del caso è stato necessario deviare il traffico su vie secondarie. Acceso consiglio comunale a Barga, come del resto si poteva facilmente prevedere, per quanto riguarda la vicenda del pirogassificatore della KME, Luca Galeotti. Sulla vicenda KME e soprattutto sulla questione pirogassificatore, il consiglio comunale di Barga ha richiesto l'intervento del governo. Lo ha fatto venerdì sera approvando un documento, con il solo voto contrario del consigliere di minoranza Guido Santini, in cui chiede appunto di coinvolgere, a fianco della regione toscana e degli enti locali preposti, i ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente. Chiederemo di istituire un tavolo istituzionale insieme alla regione toscana, insieme agli enti locali,
per trovare una soluzione al progetto del pirogassificatore, una soluzione diversa che vada comunque a salvaguardare la ripresa produttiva e occupazionale dell'azienda. Alla seduta del Consiglio tanta partecipazione anche del pubblico, con la presenza di esponenti dei lavoratori del gruppo No al No a prescindere e sull'alto fronte del movimento La Libellula, soddisfatta per il documento approvato in Consiglio. Sembra che le richieste siano adeguate, perché appunto sia la ricerca di esperti di livello nazionale, sia sul piano amministrativo e giuridico che sul piano ambientale, sia la richiesta di un tavolo di lavoro e di studio della problematica a livello nazionale che coinvolga anche la Regione, sembrano ottime soluzioni, ottimi passi avanti per andare nella direzione giusta. Ecco. Ora naturalmente vedremo, ecco, come saranno selezionati gli esperti e vedremo quali passi concreti effettivamente il Comune riuscirà a fare. Ecco, questo è importante. Da venerdì, cioè da ieri, è partita a Porcari il pattugliamento serale della Polizia Municipale, servizio già messo in atto con successo lo scorso anno. Dal lunedì al sabato una pattuglia sarà sul territorio fino alle 22 a disposizione dei cittadini. Si tratta di un'attività che il sindaco Leonardo Fornaciari ha fortemente voluto per garantire maggiore sicurezza in un periodo particolarmente delicato dell'anno. Ed ora parliamo di abbandono scolastico. Nell'ambito regionale la provincia di Lucca è quella che fa meglio di tutte. In provincia di Lucca si studia di più rispetto alla media toscana. Secondo i dati Istat sono il 9,7% i giovani che non arrivano al diploma di maturità, contro il dato regionale che sale al 10,9%. Se guardiamo la vicina Massa Carrara, il dato sale al 17%, di oltre 7 punti, quindi rispetto a Lucca, nonostante le due realtà toscane facciano capo ad un unico provveditorato. Numeri che rincuorano, se non fosse che l'Italia risulta tra le peggiori d'Europa. Siamo al 14%, il quarto paese con più abbandoni dopo Malta, Spagna e la Romania, che superano il 18%. La povertà educativa minorile rimane dunque una piaga che ruba il futuro ai giovani, ma c'è un fatto positivo per la provincia di Lucca, i cui numeri sono destinati a migliorare ancora nei prossimi due anni. Sono in arrivo 483.000 euro per favorire le attività di aggregazione per contrastare la povertà educativa minorile. Si tratta di risorse finanziate da un fondo nazionale, cui potranno accedere 6 comuni della Versilia: Viareggio, Camaiore, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema, e 17 istituti scolastici. Più di 1.000 gli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni interessati al progetto Manchi solo tu, lanciato dalla cooperativa sociale Crea. Abbiamo dei progetti per il comune di Viareggio che prevedono l'apertura a Torre del Lago di uno spazio aggregativo per i minori, così pure a Massarosa l'intervento sarà mirato anche qui su un centro di aggregazione giovanile. A Camaiore un progetto di strada che vada a ragionare e a raccogliere i giovani. Purtroppo, come dice il tema della povertà educativa minorile, molte famiglie non hanno gli strumenti, non hanno i mezzi, non hanno le occasioni. E noi dobbiamo invece arrivare proprio a questo target, a questo obiettivo, cioè mettere tutte le famiglie in condizioni di reagire con percorsi alternativi. Aumenterà la sicurezza stradale in via dei Masini a Marlia. Secondo il progetto approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale, questa importante viabilità sarà interessata da due interventi davvero interessanti. Sono infatti previsti la realizzazione di un percorso pedonale protetto e di due isole pedonali salvagente, cosiddette a raso. Ed ora parliamo dell'Open Day voluto oggi dalla Confartigianato. La Confartigianato Imprese di Lucca ha organizzato un Open Day per celebrare il suo 70° anniversario, indubbiamente un bel traguardo. La giornata, che si è svolta a porte aperte, è stata dedicata alle persone e alle imprese che volevano conoscere la storia e la realtà presente e futura dell'associazione, l'attività sindacale di categoria, oltre ai servizi alle imprese e alle persone.
Il programma è stato ricco e articolato. Nell'auditorium al primo piano si è tenuto l'incontro sull'argomento più attuale per le imprese, ovvero la fatturazione elettronica, che diventerà obbligatoria a partire dal prossimo 1 gennaio. Il tema, che riguarda tutte le imprese, indipendentemente dal tipo di contabilità, è stato affrontato da esperti del settore, da un punto di vista normativo, ma soprattutto da un punto di vista pratico, attraverso la dimostrazione di un software applicativo per l'elaborazione e l'invio delle fatture elettroniche. Inoltre, nell'atrio principale è stata inaugurata la mostra personale del pittore Marco Palamidessi, intitolata Tutte stelle, allestita nel nuovo ingresso predisposto a spazio espositivo per l'occasione. L'obiettivo principale della mostra è quello di far incontrare l'arte con la manualità dell'artigiano. Una notizia curiosa e anche preoccupante, scrive Pubblica Francesco Colucci, gruppo Socialisti Riformisti per l'Europa. Più volte ho denunciato in questi ultimi anni lo stato di abbandono dell'acquedotto monumentale del Nottolini ed in particolare il pericolo che alberi cresciuti in terreni abbandonati potessero franare sugli archi, mettendone in pericolo la stabilità. Rimaniamo su questa foto perché, aggiunge Colucci, adesso è successo: un albero, per fortuna dei più piccoli, si è inclinato paurosamente sul pilone accanto all'autostrada e alla passerella pedonale e si è congiunto con l'abbondante vegetazione che ne aveva già infestato la base. Spero, conclude Colucci, che anche se siamo nel sacro weekend, siano mandati velocemente un paio di giardinieri del comune o vigili del fuoco a mettere in sicurezza l'area e il monumentale acquedotto. Ed ora andiamo a Borgo Ammozzano con i 300 volontari delle Misericordie e dei soccorritori, appunto, impegnati nell'esame finale. Borgo Ammozzano è ancora capitale del volontariato, più esattamente dei volontari delle Misericordie Locchesi. Sabato 10 novembre oltre 300 di questi volontari hanno partecipato all'interno del Palasport all'esame finale del corso per l'utilizzo del BLSD, Basic Life Support Defibrillation, riservato ai volontari soccorritori presenti sulle ambulanze. Si tratta dell'atto conclusivo per circa 300 operatori che sono stati formati nel corso dell'ultimo mese dalle singole misericordie del coordinamento della Lucchesia. Un'opportunità importante per questi volontari. Sono abilitati con questo esame all'uso del defibrillatore semiautomatico e quindi hanno una formazione più completa rispetto al soccorritore di livello avanzato. Una grande occasione per le Misericordie Lucchesi, una buona collaborazione con il sistema della centrale del 118 che è qui rappresentata anche dal suo direttore Nicolini e una buona occasione per Borgo Ammozzano di essere ancora al centro delle attività del volontariato lucchese. Anche il sindaco di Borgo Ammozzano, Patrizio Andreucetti, ha seguito con soddisfazione le fasi iniziali dei lavori che permetteranno a questi volontari di completarsi nell'utilizzo dei defibrillatori. Un percorso particolarmente importante che arriva alla fine. Si tratta di soccorritori di livello avanzato che già avevano avuto l'abilitazione da parte delle proprie associazioni per poter salire sull'ambulanza e che ora finalmente ottengono anche l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore. Un valore aggiunto per quanto riguarda il servizio 118 è importantissimo perché si rende sempre più capillare la presenza del defibrillatore già a bordo delle ambulanze, ma soprattutto di personale in grado di utilizzarlo e di arrivare quindi per primo laddove ci fosse la necessità di soccorrere un arresto cardiaco e mettere in atto non soltanto le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma anche proprio l'utilizzo del defibrillatore, quindi risolvendo in molti casi una situazione che sarebbe gravata invece da mortalità certa. Si terrà domani, domenica 11 novembre, al Mini Hotel di Gramolazzo, siamo in Alta Carfagnana, al 62esimo campionato italiano di briscola. Sono addirittura 11, pensate, le coppie della società locale, Alta Lunigiana, che hanno acquisito il diritto di partecipare alla finale che assegnerà il titolo tricolore. Naturalmente a queste 11 coppie, che non possiamo ricordare tutte, un grosso in bocca al lupo. Ed ora, come ogni sabato, la rubrica Parla il Vescovo. Sono andato in una delle nostre parrocchie a incontrare i bimbi all'incirca di 6-7 anni e allora, per iniziare il dialogo con loro, ho fatto una domanda che ovviamente si fanno grandi, però io credo che anche i piccoli portano dentro di sé dei sogni. E allora la domanda che ho fatto è quella semplice, classica,
Ma bimbi, da grandi cosa volete fare voi? Cosa volete fare da grandi? Allora lì si è scatenato un po' tutti, no? Hanno detto, scatenato una riflessione veloce, ognuno voleva dire, allora io voglio fare il marinaio, io voglio fare il pilota, io voglio fare la cuoca, io voglio fare il guidatore di pullman, io voglio guidare l'aereo, via tutti sogni belli. E vedevo poi una bimba che voleva parlare, però era silenziosa, riflessiva, e allora l'ho provocata dicendo, senti, ma tu cosa vorresti fare da grande? Lei così gli ero vicino, mi ha sussurrato, sì, vuole fare una cosa, ma se lo dico mi prendono in giro gli altri. No, guarda, ci sono io, di pure. E la bimba, pensate che cosa grande dice, forse l'aveva sentita dall'insegnante di religione, al catechismo, dalla mamma, dal nonno, dalla nonna. La bimba dice, io da grande vorrei essere una benedizione, cioè vorrei essere bontà, la bontà di Dio donata agli altri. Questo è il senso di benedire, dire bene di Dio, dire bene del prossimo, cioè dire bene di Dio in preghiera verso Dio, dicendo grazie, dire bene del prossimo, ecco, in tutte le forme possibili. Ed allora questa bimba aveva detto una cosa grande, che tutti possiamo fare nella vita poi quotidiana. E seguitemi su questa riflessione bella che ho trovato. Tu sei una benedizione. È impossibile trovare un'espressione di stima più bella di questa. Significa essere portatori, portatori della mano di Dio ed essere portatori della sua bontà ovunque si passi, ovunque ci si trovi. Questo è essere una benedizione per gli altri. E allora quando usciamo di chiesa che abbiamo ricevuto la benedizione, significa che Dio, ecco, ci dà il suo amore, la sua benedizione, perché non la teniamo per noi, ma benediciamo gli altri, portatori di benedizione, di bontà, dell'amore di Dio verso gli altri e per gli altri. È un bel impegno, quella bimba aveva compreso bene. Bene, è tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi torniamo con le notizie sportive.